ancora Canadair in azione, vedete mezzi aerei che prelevano l'acqua dal golfo di Castellammare per andare a spegnere l'incendio sul Monte Bonifato o comunque gli ultimi focolai di questo incendio che imperversa dal tardo pomeriggio di ieri. Questo che vediamo adesso certamente non è un Canadair, comunque bando agli scherzi, è una situazione certamente pesante quella che si sta vivendo in questo territorio ormai da oltre 24 ore. Vedete ancora in primo piano uno dei tre Canadair, almeno sono tre quelli che vediamo tuttora in fase di intervento per lo spegnimento dell'incendio sul Monte Bonifato. Ecco qui mezzo aereo dei vigili del fuoco che effettua uno degli innumerevoli, cercheremo di informarci con più precisione su quanti siano stati i prelievi e lanci di acqua effettuati da ieri sera. Chiaramente durante le ore notturne questi mezzi non sono in azione, però è dall'alba di questa mattina che effettuano questi interventi. Ecco, vediamo, ne arriva un altro. E un altro ancora, vedete. I primi due effettuano il ritorno verso Alcamo per andare ancora una volta a lanciare acqua sulle aree incendiate di Monte Bonifato. Vi leggo adesso un comunicato che è stato diffuso dal comune di Alcamo poco dopo le 19.30 di stasera. Da ieri pomeriggio e ancora adesso un incendio interessa al lato sud-ovest del Monte Bonifato, leggiamo in questo comunicato. Per fortuna non ci sono danni a cose e persone, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna. E c'è anche una dichiarazione del sindaco Domenico Surdi. Sono ancora in corso, queste le parole del sindaco Surdi, i lanci di tre Canadair per domare le fiamme dell'incendio che da ieri ha colpito la nostra bellissima montagna. Occorre peraltro precisare che i lanci dei Canadair sono possibili fino a quando tramonta il sole, pertanto con l'arrivo delle ore serali e notturne questi interventi aerei non sono più possibili. Ma ecco come prosegue la dichiarazione del sindaco Surdi contenuta nel comunicato. Per tutto il pomeriggio di ieri, infatti, afferma il sindaco, la notte e nella giornata di oggi le fiamme continuano a riguardare una zona del Monte Bonifato lambendo le case, ma grazie all'intervento congiunto dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile comunale, della polizia municipale e delle associazioni di volontariato si è riusciti a scongiurare il peggio. Abbiamo attivato, continua il sindaco, prontamente il COC, centro operativo comunale, per il rischio di incendio di interfaccia urbano-foresta. Il livello di allerta resta alto anche in considerazione delle temperature elevatissime che stanno rendendo le operazioni di spegnimento più difficoltose. Allo stato attuale non si registra pericolo per le abitazioni, resteremo al lavoro con tutti gli organi competenti per presidiare la situazione. Infine, conclude il sindaco, un ringraziamento a tutti coloro i quali da ieri hanno lavorato e lavorano incessantemente per salvaguardare l'incolumità pubblica. Poco dopo le ore 21, questa è la situazione che riguarda il versante settentrionale del Monte Bonifato, cioè quello che si affaccia sulla città di Alcamo e che proprio dal centro urbano alcamese possiamo osservare.